Ciao, sono Angela ed oggi vi presento una ricettina gustosissima per i vostri aperitivi. I mini muffin con bieta costa, i vostri amici li adoreranno. Andiamo a vedere come prepararli. Come prima cosa dobbiamo frullare gli ingredienti secchi e sono questi: 50 g di fecola di patate, 150 g di farina integrale, 2 cucchiai di lievito in scaglie, 30 g di anacardi, 30 g di mandorle spellate, 2 cucchiai di lievito istantaneo per torte salate e un cucchiaino di sale integrale. Andiamo a frullare tutto in un frullatore. Come prima cosa inseriamo le mandorle, gli anacardi, il lievito in scaglie, il lievito istantaneo, il sale, la fecola di patate e la farina integrale. Frulliamo il tutto. Questo è più o meno il risultato. Dobbiamo emulsionare 180 ml di latte di avena, 25 ml di olio di semi di girasole ed un cucchiaio di yogurt alla soia al gusto naturale. Questo è il risultato dell'emulsione che abbiamo fatto. Ora, in una terrina capiente, andremo a mettere gli ingredienti secchi di prima, incorporando pian pianino gli ingredienti liquidi. Aggiungiamo ora anche 150 g di bieta già cotta. E continuiamo a mescolare. Preriscaldate il forno a 180 gradi e nel frattempo iniziate a inserire l'impasto nei vostri pirottini. I pirottini che ho usato io sono di 4 cm. Vorrei darvi qualche piccolo consiglio: se avete una placca da muffins sicuramente il risultato sarà migliore. Inoltre vi consiglio nei pirottini di riempirli fino al bordo in modo che poi si gonfiano in maniera omogenea. Io ho servito questi muffins con una ciotolina con un poco d'olio di oliva, in modo che poi ognuno può scegliere se mangiarli così o se vuole bagnarli con un pochino d'olio. Se vi è piaciuta questa ricetta, condividetela con i vostri amici sui social, Twitter, Google Plus e Facebook. Ricordatevi inoltre di passare a visitare il mio sito piattorosso.com perché ci sono le ricette stampabili e molte idee interessanti. Questo è tutto da Angela e da Piatto Rosso e ci vediamo presto per la prossima ricetta. Ciao a tutti!